Ciao, oggi mi fanno male tutti i muscoli perché ieri sono andata in montagna e vi racconto tutto. Allora, abbiamo fatto io e Diego, percorso Segantini per andare a Rifugio Antonietta, che era come K2 per me. Praticamente se guardate la mia mano capite tutto, è tutta piena di graffi perché praticamente c'erano cespuglioni che dovevi andare attraverso i cespuglioni. Un casino, un casino. Allora, iniziamo dagli occhi. NYX Glitter Primer. Niente, facendo quel percorso Diego mi aiutava un po' perché ogni tanto tipo mi dava la mano per salire su alcune rocce e mi ha detto che se faccio quello riesco a fare tutto. Una volta praticamente la gamba era entrata in un buco, io non riuscivo a tirarla fuori e mi sono spaventata un sacco. Però dopo, quando l'ho mossa un po', mi sono alzata leggermente, alla fine era uscita fuori. Quindi mi sono salvata la gamba. E niente. Dopo cos'era successo? Saliamo sulla percorso dove c'è il rifugio, no? E lui mi fa: vuoi andare sulla griglia? Io ho detto all'inizio sì, dopo ho detto no perché sentivo proprio le gambe pesanti, i polpacci che erano distrutti. Allora niente, siamo rimasti lì sdraiati un po' sul prato al sole. Poi, quando il sole è andato via, abbiamo iniziato a sentire freddo. Allora abbiamo iniziato ad andare giù. Solo che anche ad andare giù il percorso è lungo. E praticamente siamo arrivati che era buio, ma davvero buio, eh. Prendo il colore bronzo della mia palette. Ma buio, buio, buio. Proprio come di notte. Meno male che lui aveva la torcia e mi ha aiutato sta cosa. Perché sennò io non ci vedevo un fracco. Ma comunque vi dico che anche con la torcia, se andate al buio, il ghiaccio non si vede, quindi bisogna stare molto attenti. Poi c'erano questi fioretti interessanti bianchi che crescevano un po' dappertutto. Adesso prendo il colore rosa della mia palette Sleek Original. Allora, era così buio, ragazzi, cioè non si vedeva niente. Senza la torcia non penso che ci arriverei. Ci saremmo fermati a dormire a Antonietta e basta. Ah, poi su all'Antonietta lui aveva prenotato il venerdì e noi andavamo la domenica, no? Aveva chiamato dicendo Diego per il pranzo, niente. Arriviamo, ci dicono che non c'era nessuna prenotazione a nome Diego.
praticamente abbiamo dovuto mangiare fuori e ho preso la polenta oncia con formaggio e lui ha preso il classico ragù pasta ragù, ecco. Poi gli ho fatto provare questa polenta che mangiavo e lui ha detto no, il formaggio non mi è piaciuto. Vabbè, abbiamo passato un San Valentino romantico. Oggi è San Valentino, auguri a tutti. Adesso vi girerò il video di cosa mi sono portata in montagna tanto per divertirmi. I muscoli oggi fanno male, però meno male ieri il mio amico Gero mi ha consigliato di mettere, diciamo, il ghiaccio sui polpacci e adesso non sento così tanto dolore come potrei avuto sentire forse ecco, però comunque c'è dolore ragazzi, mi fanno male chiamando il cellulare del mio papà. Scusate. Non mi ricordo cosa stavo dicendo. Ah, per quanto riguarda il ritorno, vabbè. Lui ha preso il mio zaino e ha detto dobbiamo correre perché diventa buio buio. Quindi andava con due zaini su. Perché comunque non so perché la discesa era in salita. Non ho capito sta cosa. Metto anche un po' la matita come eyeliner, ecco. Leggermente. Adesso devo temperarla e mi sa che non si tempera più perché è troppo corta. Vediamo. Finiamo la matita in diretta, ragazzi. Quando dopo di quel percorso sulla roccia mi ha scritto una signora e mi fa: lei ha qualche problema perché la vedo un po' distrutta. Ho detto sì, mi fanno male i polpacci. Quindi quella signora addirittura ha notato che ero distruttissima. Vabbè, adesso metto il mascara, il mio classico marrone di pupa ravvivato con il siero viso di Astra. Funziona sto metodo del siero viso. Però in quel siero viso di Astra c'è solo 15 ml di prodotto e costava tipo sui 8 euro, quindi non so se conviene comprarlo ancora. Perché di solito i sieri contengono 30 ml. Adesso ne ho preso uno di Venus con vitamina C che oggi ho provato per la prima volta. Vediamo se mi aiuta a illuminare un po' la pelle, eccetera. Allora, con la paletta abbiamo finito. Passiamo alle guance. Io non metto il BB cream perché, come vi ho detto, la BB cream quando metto
la skincare sotto, la BB cream funziona male dopo perché mi sembra troppo pesante sul viso. Perché già la BB cream di suo contiene dimeticone e soprattutto poi tante sostanze nutrienti, quindi è come mettere seconda crema praticamente. Non per caso si chiama BB cream. Vabbè, ho il dito sporco di nero. Il mio amico Gero mi ha detto che i polpacci mi faranno male ancora per una settimana. E infatti, secondo me sarà così. Allora, l'as di Neo Cosmetics fatto. Facciamo le sopracciglia, ragazzi, che sempre me ne dimentico. Allora, poi mi sono portata su un po' di tè, un bel termos con il tè russo, che mi è servito molto perché in montagna alcuni pezzi faceva freddo. Allora, ho messo nel tè 3 cucchiaini di zucchero. Questo marrone per le sopracciglia lo prendo da Zero Knews di Maybelline. È una palette polverosa, però si sfumano bene i colori. Poi soprattutto non devo star lì a 10 ore con la matita a disegnarmi le sopracciglia. Ombretto e basta, via. Questo è il mio trucco. Ah, mi sono dimenticata il brush in polvere e le labbra. Questo è il brush della Smile che sto cercando di utilizzare 10 volte per il mio progetto 21 in meno. Diego mi ha detto che lui non ha mai avuto relazioni serie, cioè solo una fidanzata e altre relazioni un po' corte, però niente di particolarmente serio. A 26 anni io gli ho detto: sei ancora giovane, troverai ancora il tuo amore, spero me. Vedremo. Gli ho dato due baciotti sulla guancia alla fine, quando siamo arrivati alla macchina e quando stavo uscendo dalla macchina che mi ha portato a casa. Allora, adesso metto questo gloss che è extra disomogeneo della Essence, numero 12, che non producono più. Si chiama della linea The Boats, quindi vi sconsiglio prendere quelli della linea The Boats perché questi sono molto disomogenei. Cioè, guardate come mi fa le macchie sulle labbra. Domani aggiornamento del Project Pen 50 Shades of Purple, mi sa che lo rullo fuori perché oramai
Ce n'è rimasto poco dentro. Magari ho ancora una settimana di utilizzo giornaliero, però chi se ne. Questo è il mio trucco, questa è la mia frangia. Grazie dell'attenzione, ciao ciao.